Buongiorno a tutti, salve, sono il dottor Michele Steven, medico chirurgo e medico anti-aging. Il medico anti-aging è una grandissima novità dal punto di vista scientifico e tantissime persone non hanno ancora avuto l'opportunità di conoscere il medico anti-aging. Oggi vi parlerò di qualcosa molto importante e riguarda la parte integrativa, la parte preventiva, ma soprattutto la parte potenziativa della medicina anti-aging. La più grande novità che abbiamo oggi è questa, ragazzi. Noi abbiamo adesso l'acqua che agisce come antiossidante e siamo gli unici ad avere un libro, ad avere, scusatemi, ad avere delle spiegazioni migliori dal punto di vista scientifico in un libro scritto dai medici. Questo è un libro che ci permette di vivere più a lungo possibile, anzi di vivere sano più a lungo possibile, scritto dal dottor Rocco Palmisano, intitolato Alcalinizzatevi e ionizzatevi. Allora, ci sono tante persone che conoscono l'acqua alcalina, ma c'è anche l'acqua ionizzante, ma quella che abbiamo qui dentro non è acqua alcalina né acqua ionizzante, è ancora molto meglio. Qui stiamo parlando di acqua idrogeno alcalina che svolge tutte queste funzioni. Non esiste l'acqua alcalinizzante, non fa la stessa cosa che fa l'acqua idrogeno alcalina, perché l'idrogeno agisce come antiossidante e la parte alcalinizzante aiuta a neutralizzare le acidità. Quello che bisogna capire è che il nostro corpo, in assenza di ossigeno, porta ad una respirazione anaerobica, quindi un metabolismo anaerobico, stimolando la produzione di acido lattico, che è il più grande nemico dello sportivo. Allora, ma non soltanto per lo sportivo, ma anche per una persona normale, vi è mai capitato di avere dei crampi? Cioè, sapete benissimo che questi crampi sono dovuti ad un aumento di acido lattico nel corpo. Ma cos'è l'acido lattico? Acido lattico è solo il prodotto finale di una respirazione anaerobica, cioè in assenza di ossigeno. E l'ossigeno è vitale per le nostre cellule, quindi l'ossigeno è la nostra benzina. L'acqua fa parte del 70% del corpo ed è molto importante. Infatti, quando voi fate l'esame del sangue, voi guardate spesso la parte cellulare, ma quella è il 30%. Il 70% è fatto di acqua e noi dobbiamo riciclare questo processo. Ma che cosa usate per riciclare la quantità d'acqua nel vostro corpo? Usate acqua normale dal rubinetto? Usate l'acqua che comprate nell'industria? Quelle possono aiutare ed è sempre acqua perché acqua è fondamentale ed è vitale. Infatti non c'è nessun animale a livello mondiale che cresce lontano dall'acqua. Ok? Quindi tutti gli animali crescono all'interno dell'acqua. E noi abbiamo adesso l'opportunità, ciao, prego. Adesso abbiamo l'opportunità di saper come utilizzare l'acqua per vivere più sano possibile e più a lungo possibile. Allora, questo libro ci aiuta ad avere un'idea migliore e acqua e farma sono lui gli unici nominati qui all'interno ed è stato l'acqua e farma, qui stiamo parlando di acqua, di creatore dell'acqua idrogeno alcalina, è l'unica a livello mondiale che vale dal punto di vista cellulare perché questo è il primo in assoluto che è un antiossidante. Ricordatevi, voi dovete bere una bella quantità di acqua al giorno, ma se continuate ad assumere l'acqua che non è acqua idrogeno alcalina, voi continuate a fare le cose vecchie. Infatti Einstein dice, per poter cambiare è giusto fare cose diverse. Se continui a fare le stesse cose, otterrai solo cose vecchie. Ok, oggi abbiamo sempre più malattie, se ve ne rendete conto. Sempre più malattie. Se noi iniziamo a fare cose diverse, cioè per esempio introdurre acqua idrogeno alcalina nel nostro corpo, cioè acqua non solo alcalinizzata, non solo ionizzata, ma che agisce come antiossidante, cioè va alla caccia di tossine riducendo i rischi di infiammazione, allora lì stiamo facendo la cosa giusta. Quindi l'acqua idrogeno alcalina è molto importante. Per chi vuole avere maggiori informazioni, vi chiedo di contattarci. Allora, noi chi siamo? Allora, io sono il dottor Michele Steven, ripeto, medico anti-aging, concessionario dell'acqua idrogeno alcalina qui nel Veneto, quindi dell'acqua e farma nel Veneto, e mi occupo della cura delle persone, la cura non soltanto delle persone, ma la cura della salute e la cura della malattia. Quindi
Per poter curare la salute, cioè per poter svolgere questa prevenzione primaria, abbiamo bisogno di fare delle cose naturali per promuovere la salute. Quindi noi vogliamo invecchiare in modo sano e quindi significa introdurre un'alimentazione sana, ma quando parliamo di alimentazione dobbiamo sapere che esiste cibo e esiste anche acqua. E io so che sono tante persone che quando parlano di dieta non pensano mai all'acqua, ma l'acqua fa parte del 70% del corpo. Allora che acqua assumi? Quando noi assumiamo una quantità sufficiente di acqua e idrogeno alcalina, noi favoriamo un buon metabolismo e questo ci aiuta a ridurre ogni processo infiammatorio, per esempio la psoriasi, a ridurre danni in generale all'interno del metabolismo. Quindi noi di solito la malattia è un incidente biologico. Quindi qui evitiamo incidenti che sono solo dovuti a radicali liberi. I radicali liberi sono ossidanti. Per chi ancora non lo sa, le tossine sono gli antiossidanti, sono i radicali liberi. I radicali liberi sono loro che sono oggi causa e con causa di tantissime patologie infiammatorie a livello mondiale. Quindi queste, attraverso un aumento delle sostanze ossidanti, arriviamo allo stress ossidativo. Lo stress ossidativo viene scatenato nella cellula, viene praticamente attivato nella cellula e questa scatena un'infiammazione. L'infiammazione può essere acuta o cronica, cioè può essere sintomatica o non sintomatica. Quella sintomatica è la febbre, il dolore, ma quella asintomatica è quella cronica, come il tumore. Quindi quando noi assumiamo una quantità sufficiente di acqua allontaniamo queste malattie. Quindi noi possiamo fare di più per noi stessi e tutto inizia dall'amore per se stessi. Ok, io vi leggo qualcosina del libro così ve ne rendete conto dell'importanza del libro. Allora, qui stiamo parlando soprattutto dell'acido lattico, proprio dell'acidità nel nostro corpo. Quindi quando parliamo di acidità nel nostro corpo dovete svegliarvi, perché l'ossigeno scompare ogni volta che c'è acidità. Cioè quando c'è acidità noi perdiamo ossigeno, ok? Quindi è fatale l'acidità, ricordatevi. Quindi nella penultima pagina del libro stesso, ok, vedete qua. Nella penultima pagina vedete qua cosa c'è scritto. Ok, qui abbiamo delle informazioni sull'acido lattico e quello scritto soprattutto dall'Acqua e Pharma, che è il produttore, che è il signor Sebastiano, che è il produttore, il creatore, l'inventore dell'acqua idrogeno alcalina, che sta salvando un sacco di vite oggi, un sacco di persone. Quindi l'acqua, non potete pensare all'acqua come una cosa che non vi serve. 70% del vostro corpo è acqua. Aspetta, qui sto parlando dell'adulto. Quando il bambino nasce, 85% del suo peso è fatto di acqua. Ecco perché lui è così morbido, è bello da baciare. Man mano che andiamo avanti con l'età, noi continuiamo a perdere l'acqua. L'anziano arriva fino al 60% dell'acqua e lui si ammala sempre di più, perché diventa sempre più acido, è sempre più rigido. Quindi più perdiamo l'acqua, soprattutto se non assumiamo la qualità giusta, non soltanto la quantità ma la qualità giusta, noi rischiamo tantissimo. Quindi per chi pensa alla prevenzione, per chi è d'accordo con la prevenzione, non potete non uno calcolare la quantità di radicali liberi che avete nel corpo facendo un FRAS test, e non potete non introdurre un antiossidante nel vostro corpo ogni giorno. Quindi pensate all'introduzione di acqua idrogeno alcalina ogni giorno nel vostro corpo, e non soltanto l'acqua che bevete, che non è un antiossidante. Vi leggo qualcosina del libro. Ok, Acqua e Fama, acqua pura e bilanciata, idrogeno alcalina. È un'azienda italiana dal know-how eccezionale maturato in anni di esperienza nello studio e nella ricerca di sistemi per il trattamento delle acque alcaline. Oggi fiora l'occhiello dell'eccellenza italiana per le avventuristiche tecnologie applicate con sagacia e lungimiranza. Acqua e Pharma è in grado di assicurare la capacità assoluta di erogare acqua alcalina pura e bilanciata, sia con mineralizzazione naturale, con calcio, magnesio, potassio, tormalina, idrogeno diatomico, zeolite,
e calcite bioceramica, sia con innovativo sistema con reattore molecolare con pretrattamento nano-eliquidale. Allora, qualcuno si dirà, questo è arabo. Voi, se state seguendo il video, tornate indietro, cercate queste parole su Google, perché ormai Google ci dà tutte le informazioni, così vi dà un'idea maggiore di tutte queste cose, ma ragazzi, voi bevete già acqua, quindi non c'è niente da insegnare. In poche parole, noi medici anti-aging consigliamo quello che è meglio per poter evitare le malattie, quindi acqua idrogeno alcalina, se voi avete l'opportunità di utilizzarlo, utilizzatelo ogni giorno della vostra vita. Quindi quello è una cosa necessaria per il corpo, è indispensabile, proprio indispensabile. Allora, qui scrivendo sempre sul libro, allora il dottor Rocco Palmisano dice: da questa esperienza e dalla nostra avanzata tecnologia nascono i nostri sistemi accreditati ed utilizzati da farmacie, federazioni sportive, preparatori atletici, centri medici, fondazioni mediche, centri dimagranti e naturopati. Ragazzi, qua c'è tutto. Sistemi che vantano la certificazione come dispositivo sanitario. Acqua e Pharma è un dispositivo sanitario, ragazzi. La nostra vasta rete è mirata al benessere e alla salute dell'essere umano, come vogliamo noi medici anti-aging. L'approvvigionamento dei nostri sistemi alcalini ha portato la nostra azienda ad essere in Europa quello che può vantare l'eccellenza italiana per la qualità e l'efficacia dei suoi sistemi, ed è un privilegio per Acqua e Pharma essere citato nel libro Alcalinizzatevi e Ionizzatevi di un grande pioniere nel campo, che è il dottor Rocco Palmisano. Oggi Acqua e Pharma ha trasformato un sogno in realtà. Questo non la sto soltanto leggendo, ve lo confermo, perché qui lo consiglio ai miei pazienti e ad altri clienti per assumere quest'acqua. E ragazzi, noi abbiamo tantissime storie di vite migliorate, di condizioni, situazioni migliorate, quindi l'Acqua e Pharma è acqua pura, bilanciata, idrogenata e alcalina dalle molteplici proprietà benefiche e salutistiche. Spesso ci sono delle sostanze che vengono prodotte a livello mondiale e oggi noi guardiamo sempre il prodotto, cioè il prodotto finale, ma il prodotto finale, ragazzi, è tanto lavoro, ma di tanti scienziati messi insieme. Ok, quindi non si tratta di qualcosa che nasce da oggi a domani, ma si tratta di anni di lavoro e anni di esperienza e di scienza. Quindi le persone che sono, non vorrei dirlo, ma spesso conosciamo tantissime persone che sono scettiche, e non bisogna esserlo, perché noi, l'essere umano in generale, non accetta spesso i cambiamenti oppure le novità. Quindi queste novità devono essere prese bene. E dove dobbiamo sapere che qui abbiamo qualcosa che ci sta cambiando, anzi il mondo sta cambiando, la tecnologia va sempre avanti. Quindi qui il dottor Rocco Palmisano ha proprio confermato, e qui sempre, per chi ancora non sa cosa significa il pH, qui abbiamo dei valori del pH da mantenere, ok? E il pH è semplicemente un valore per poter migliorare le nostre condizioni a livello metabolico. Quindi più acido è il corpo, più stimolerà l'infiammazione, ok? Quindi sappiamo benissimo che, come ho detto prima, l'ossigeno non si scioglie nell'acido. Se c'è acidità, perdiamo ossigeno e scateniamo solo danni. Qui c'è anche l'importanza dal punto di vista dello sportivo, come si forma acido lattico. È importante sapere come si forma acido lattico, perché sono tante persone che si svegliano con dei crampi alla mattina, con contrazioni muscolari. Queste rigidità muscolari sono dovute a processi metabolici anaerobici, o non si parla solo di immobilità, perché è importante muoversi. Ma attenti ragazzi, quando parliamo di immobilità non si tratta di io sto fermo così senza muovermi, no. Si tratta di questo. Se voi mi chiamate, dite dottor Steven, e io mi giro così, io ho girato tutto il corpo, ma se mi chiamate e io mi giro
Così, allora, avete notato la differenza? Se mi chiamate e io giro così, io non ho mosso i muscoli del collo. Quando mi chiamate e io mi giro così, allora lì ho mosso i muscoli del collo. Quindi se io mi giro così, io non ho mosso i muscoli del collo. Quindi quella è immobilità e quella è sedentarietà, che porta sicuramente a danni. Quelle persone che non muovono il collo, prima o poi avranno compressioni a livello cervicale, perché i muscoli, se non li usi, li perdi. Se non usi un organo del tuo corpo, lo perderai. Se non usi il rene, la perderai. Se non usi il tuo cervello, lo perderai. Ecco perché è giusto avere la mente aperta. Ecco perché è giusto muovere ogni singolo muscolo, anche quello del collo. Ok, ragazzi, ma per mantenere un buon metabolismo è giusto avere una quantità sufficiente d'acqua. Un'acqua pura, bilanciata, alcalina, oligominerale, antiossidante e idratante come acqua idrogeno alcalina. Quindi, come concessionario, per chi vuole maggiori informazioni, vi chiedo di cliccare sul link sotto oppure contattarmi attraverso l'email oppure il nostro website è lì sotto oppure sopra. Cliccate e troverete tutte le informazioni per mandarci un'email oppure per chiamarci direttamente e lì potrete parlare con il dottor Nicole Steve. Quindi chiedete di me per maggiori informazioni o per avere dei dettagli anche per quanto riguarda il libro. Mi spiace, ma questo libro non lo diamo a chi non è interessata acqua idrogeno alcalina. I nostri clienti che sono felici e contenti possono avere il libro e sanno dove prenderlo. Quindi per qualsiasi informazione potete chiamarci, per tutte le persone, soprattutto qui in Veneto, e soprattutto tutte le persone che sono interessate alla prevenzione primaria, cioè tutto quello che facciamo per curare la salute. E anche per migliorare le malattie, perché noi favoriamo tutti i processi riparativi nella cellula. Quindi questo è il primo passo, l'idratazione. Mi raccomando, non c'è nessun animale che nasce lontano dall'acqua. Acqua è vita. Ok? Anche tutti gli astronauti o gli scienziati che cercano un'altra terra là fuori mandano dei droni nella ricerca di acqua. Ok? Quindi diamo l'importanza alle cose giuste. Acqua è importante, il 70% del vostro corpo, intendo adulti, okay? Perché bambini 85% del loro corpo è fatta di acqua. E ogni volta che fate un esame del sangue, mi raccomando, non vedete la quantità d'acqua nel vostro corpo. Quella parte cellulare è la parte cellulare, ma la maggior parte è acqua, che voi non vedete, quindi voi dovete idratarvi a sufficienza, ma non solo con la quantità sufficiente, ma con la qualità sufficiente. Ok, vi ringrazio della vostra attenzione. E ci vediamo al prossimo video e contattatemi se questo video vi è piaciuto e se voi volete essere aggiornati con i prossimi video, iscrivetevi al canale e cliccate su mi piace così almeno YouTube se ne rende conto che comunicando, stiamo dando le informazioni utili e condividete comunque queste informazioni così altre persone se ne rendano conto che la salute ha una forma preventiva reale, come il produttore stesso, reale e vero per poter fare la vera e propria prevenzione. Mi raccomando, se voi non conoscete la quantità di tossine che avete nel corpo, fate un FRAS test presso il medico anti-aging più vicino a voi e se voi dovete bere acqua, vi consiglio di bere acqua idrogeno alcalina senza scherzi, ragazzi. Ok, la salute sta al primo posto, senza la salute non abbiamo tutto il resto, quindi è molto importante, ve lo dico come appassionato e come un ex paziente, so cosa significa stare male, so cosa significa non avere la buona salute, ma so anche cosa significa perdere tutto. Quindi per chi ancora non ha letto il mio libro, c'è il link sotto, trovate il libro su Amazon e così ve ne rendete conto di cosa significa essere in pace, sereno, e poter stare in buona salute, okay? E al servizio dell'altra persona. Ok, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Grazie.